Pietro Mennea, un ritratto segreto, oltre i record del grande campione, la vita e le battaglie dell'uomo che per 16 anni è stato il più veloce del mondo. Alla Festa del Cinema di Roma un ritratto inedito dell'italiano che per 16 anni è stato il più veloce del mondo, si chiama Mennea Segreto, il documentario che racconta la vita, l'impegno e anche le battaglie dell'uomo, oltre che naturalmente del campione. Sentiamo Margherita Ferrandino. Pietro a 61 anni voleva ancora correre e camminare nella vita. Il suo armadio è ancora pieno di scarpe. L'altra vita di Pietro Mennea, quella parallela alle corsie degli stadi, la vita vera del bianco più veloce del mondo, è raccontata nel bel documentario di Emanuele Audisio, Mennea Segreto. Un viaggio appassionato e discreto nell'intimità di quel corridore ostinato che correva per vincere, ma soprattutto per vivere. Eclipsed my world record by running in 1972. Didn't break it, he destroyed it. La freccia del sud, l'unico duecentista della storia che si sia qualificato per 4 finali olimpiche consecutive, quando non correva studiava. 4 lauree prese in gran segreto e dopo le gare una professione di avvocato e commercialista. Ostinato, discreto, abitudinario, sempre teso a migliorare e migliorarsi, senza mai vincere la sua timidezza. Quando invitò gli amici a una festa, non disse che era il suo matrimonio. Io gli chiesi chi voleva invitare, lui mi disse no, io non invito nessuno. E poi mi disse voglio invitare i miei compagni di staffetta. Una cosa che mi diceva sempre, non parlare delle nostre cose con gli altri. Ho fatto Pietro, non ci abbiamo niente da dire perché non deve essere detto. L'altro Mennea scriveva, partecipava, si interessava alla vita civile, non si fidava di chi voleva sfruttare il suo nome, ma si metteva a disposizione di ospedali e bambini. Pietro, sempre in cerca di un nuovo futuro, ha nascosto anche la malattia, pensando di batterla con la sua volontà. Un racconto, quello di Emanuele Audisio, che ci ricorda un grande campione, ma rivela anche l'umanità di un uomo che voleva essere grande e vero, soprattutto nella vita.